Sindaco, allora, Carnevale di Sciacca sempre al centro dell'attenzione, uno dei carnevali più belli della Sicilia. Quest'anno però ci sono state anche delle polemiche su questo biglietto d'accesso. Insomma, ci parli un po' di quello che vivranno chi andrà a vedere il Carnevale a Sciacca, le novità. Mi auguro che siano in tanti che verranno a vedere il nostro carnevale perché è certamente tra i più belli della Sicilia, sicuramente più divertente della Sicilia. E sì, quest'anno è stato anche lì oggetto di polemiche per la scelta di fare pagare un ticket d'accesso. In realtà il comune, per quello che mi riguarda, ha deciso di far volare in alto il nostro carnevale, farlo diventare una vetrina internazionale, con una gestione che non può essere quella del comune perché non ha assolutamente le risorse e le capacità di marketing che sono necessarie per far andare avanti, molto avanti, un evento di questo tipo e quindi è stata fatta una procedura di evidenza pubblica e tutta la gestione del carnevale è stata affidata ad un soggetto privato. Il pagamento del ticket rientra proprio in questa logica. È una fase sperimentale, quest'anno vedremo cosa succederà perché tutto quello che è cambiamento ovviamente è un esperimento che viene fatto. Io mi auguro che sia un eccellente carnevale. L'unica cosa che so con certezza è che quest'anno il livello è altissimo, i carri sono splendidi, i gruppi anche, quindi sicuramente la qualità del nostro carnevale è elevata, molto elevata e quindi lo spettacolo è sicuramente assicurato, il divertimento è assicurato in maniera certa e quindi veramente speriamo che siano 6 giorni perché inizieranno le sfilate venerdì e quindi che siano 6 giorni intensi di allegria e di una bella festa e sana festa e che possa lasciare anche un segno importante per un rilancio più ampio del nostro evento, che tra l'altro è inserito tra gli eventi più importanti della regione siciliana. Siete attrezzati da un punto di vista logistico ad accogliere tutta questa gente che arriverà con tutti i mezzi possibili e immaginabili? Sì, sono state fatte diverse riunioni a tutti i livelli, è stata studiata la viabilità, ovviamente tutti quelli che sono i presidi di sicurezza che un evento di questo tipo necessita, sono state individuate tantissime aree parcheggio gratuite per autobus e per macchine e quindi diciamo che siamo pronti ad accogliere a braccia aperte chi vorrà venire a festeggiare con noi e quindi a divertirsi con noi. Tutto questo poi verrà testato nei prossimi giorni.